Avezzano, Avejane, prende probabilmente il suo nome da Giano, l'iniziatore dei sacri misteri, colui che controlla l'accesso al sacro e che governa tutti gli inizi, materiali ed immateriali. Giano Bifronte è una delle divinità più antiche e più importanti della religione romana, latina ed italica. Sicuramente in tempi remoti ad Avezzano esisteva un tempio a lui dedicato. Il nome di Giano è in relazione al movimento, deriverebbe dal verbo ire, andare. Giano presiede gli inizi, la sua immagine era posta infatti sui passaggi, sulle soglie delle case, le porte, i ponti e gli archi. Giano è il custode dell'entrata e dell'uscita e porta in mano una chiave ed un bastone, mentre le sue due facce vegliavano nelle due direzioni opposte, proteggendo i mutamenti ed ogni inizio e fine. Avezzano oggi è una moderna e ridente cittadina ed è davvero una strana coincidenza se sembra essere impressa di tutto il suo significato più profondo. La città, infatti, fu completamente distrutta da un violento terremoto il 13 gennaio del 1915, quando nella Marsica si contarono circa 30.000 vittime. La città di Avezzano venne rasa al suolo dal violento sisma e successivamente ricostruita. Essa rinacque, trasformata, più forte di prima.